siamo alla seconda vittima ufficiale. Quindi al numero 29 di Henbury Street a Whitechapel. Adesso ovviamente è totalmente tutto diverso, no? Qua deve stare una birreria, adesso un concessionario, credo che adesso sia addirittura disabitato, cioè un locale dismesso, un po' di graffiti, gli unici graffiti del quartiere tra l'altro li troviamo. È vero. Quindi praticamente muore la Chapman. Esatto, fu ritrovata la Chapman. L'8 settembre dell'88, anche lei in condizioni disastrose. Jack aveva infierito pesantemente sulla donna, stesso modus operandi della prima, testa, gola squarciata, quasi a decapitarla. Sì, questo succede quasi sempre sulla donna. Questo succederà quasi sempre, poi vedremo anche con gli omicidi successivi. Probabilmente è la prima azione che Jack fa sulla vittima, tant'è che poi vedremo sulla successiva. Lo vediamo poi. Okay. E le decisioni quindi sono tutte post-mortali, la vittima aveva il ventre squarciato con l'interiora poste sulla spalla destra. Spesso posizionerà l'intestino interiore sulle spalle o sinistra o destra, questa è una sua caratteristica. Con la seconda vittima lui porta via un feticcio, anzi tre feticci, vagina, utero e due terzi del rene, se non ricordo. No, troppe similitudini a un famoso serial killer vicino al corpo della vittima. Non vogliamo dire trovate delle monete e uno straccio di una lettera, un pezzo di una lettera insanguinato. Tra l'altro venne ritrovato poco distante dal corpo un grembiule sporco di sangue per il quale venne accusato esatto, conciatore di cuoio, esatto, ebraico John Pease. Esatto. Tra l'altro mi viene in mente, sa perché il caso che abbiamo trattato, Girolimoni, dove al momento della crisi del Senarchile vennero accusate le persone, tra virgolette, che avevano problemi o che avevano minoranze, in questo caso minoranze diciamo religiose, etniche. Quindi c'è la caccia, il mostro deve essere il diverso, quello che non la pensa come noi. Esatto. Vabbè. E quindi andiamo alla prossima. E poi fu rilasciato. Certo. Fu rilasciato perché succede, chiaramente non ci furono testimonianze in merito e le testimonianze concordanti con la prima riconducevano a questo tizio con un cappello alla Sherlock Holmes e una mantella nera che probabilmente gli serviva per nascondere le tracce.